dovuto interpretare mia nonna. Ed era un problema, un problemone, perché tutte le grandi attrici, quelle popolari, così erano morte. Quindi o andavi a Trastevere dalle vecchie contrabbandiere, cercavi veramente una che era geniale, ma era difficile, perché quelle erano brave, però erano brave a darti una battuta, avevano delle facce da matrone romane, non potevano sostenere un ruolo dove ci doveva essere tanta, tanta anima. Un bel giorno un mio amico, che aveva il bar sotto casa mia, Bar Mariani, mi disse: "Aga, ma stai a cercare una che deve far tua nonna?" Dico: "Sì." "Ma sintonizzate su Radio Lazio, c'è sta sorella De Fabrizi, si chiama Soralella, attacca alle 11, fa un programma per le donne, tutte donne che hanno un sacco di problemi." Erano tutti problemi di donne cornute che si rivolgevano praticamente a Soralella per avere un consiglio su come comportarsi col marito. Dice: "Guarda che fa morire dalle risate, perché poi dice c'è un grande ascolto in tutta Roma, una cosa. Sentila, poi magari lei a mezzogiorno fa uno stacco, viene qua al bar, si prende un crodino e poi ritorna a Radio Lazio, che sta a 50 metri dal bar." Allora il giorno dopo mi sintonizzai su Radio Lazio e veramente là ho scoperto un mondo, perché era veramente un esercito di donne veramente disperate, piangenti, che gli dicevano "Lella", le storie erano tutte uguali. "Lella, Lella mia, dimmi tesoro, ma che ti è successo? Mi riconosci? Sono andata per Prenestino, sì, sì, dimmi. Ma sai che stanotte ritornate alle 3 di notte? Stamattina io ho guardato bene il colletto della camicia, c'aveva il rossetto. O sai che ti dico, gli devi dare un calcio un culo, gli devi da casa a dargli un calcio un culo, dammi retta. Ma dici, devi fare così." Insomma, i consigli della sorella era da pia a pizza, dagli un calcio un culo, era una cosa tragica, però aveva una tale autorevolezza che queste donne in qualche modo trovavano la forza di reagire con questi mariti che facevano i galli cedroni. Quindi praticamente era una consolatrice di anime. Allora il giorno dopo a mezzogiorno vado al bar, dice, sapevo che veniva a prendere l'aperitivo, e vedo questa donna grossa, bella, con una bella faccia romana da vecchia bancarellata dei Campo dei Fiori, che entra e chiede il solito crodino. A un certo punto io vado vicino, io cominciavo ad essere famosa, ho fatto uno stop nel 78 e ho fatto un sacco bello nel 1980, quindi un pochino cominciavo ad essere conosciuto soprattutto a Roma. Allora a un certo punto vado vicino a lei e non gli do del lei, gli do del voi, perché ai romani di una volta, se tu gli dai del voi, anche se è una proletaria, la fai sentire più importante. Allora gli dissi: "Ma voi siete la sorella? Lei sta a bere sto crodino. E voi chi siete?" "Sono Carlo Verdone." Incredibilmente lei disse: ma quello che fa attore?" Dico: "Sì." "Me coglioni." Sale, io faccio l'attore. E disse: "Faccio l'attore e faccio il regista." "Me coglioni." Fu soltanto un me coglioni dietro l'altro. E stavo cercando il ruolo di una nonna che dovrebbe interpretare il mio prossimo film, e chiaramente io sarei il nipote di questa nonna. "Me coglioni. E che hai pensato a me?" "Io ho pensato a voi. Ma sentireste di fare un provino?" "Ma io i provini li faccio tutti i giorni alla radio dentro casa. Ma io ho fatto pure il cinema, qualche particina nella mia signora con Sordia." In realtà aveva fatto piccole genericate, a Monaca, la portinaia, sempre ruoli molto proletari. Allora dissi: "Allora guardi, mi dia un numero di telefono, la faccio chiamare dal mio aiuto regista e mi viene a trovare alla Dear Film", che adesso la Dear Film sua nomentana è diventata uno studio televisivo, non c'è più il cinema, vabbè.
E lei disse: con piacere, però voi dite, poi non fate mai niente, voi dirci no, dico, solo lei. Voi ci avete la faccia, dico, se mi sostenete le battute, dico, è fatta. Vabbè, allora la feci chiamare, la feci convocare per 2 o 3 giorni dopo. La notizia la diedi a Sergio Leone, che era il produttore del film. Lui mi disse: chi hai trovato? Gli dissi: guarda, ho trovato una straordinaria. Chi è? Soralella, la sorella di Fabrizio. E Leone mi fa: oddio mio, no, ma che cazzo hai combinato? Dico: perché? Ma non va. Ma quella c'ha 300 di colesterolo, si c'è muore durante il set, durante il film. Ma poi che fa? O paghi del film se hai girato già a metà? Ma chi lo paga sto film? Dico: ma la mettiamo a dieta, ma che metti a dieta, che entra e esce dal fare bene fratelli continuamente, è un casino, ma che cazzo? Allora dico: mi fai una cortesia, vieni anche te a vedere il provino. Dico: se ti piace. Allora Sergio Leone venne molto malvolentieri a sentire il provino sulla tella e lo fece in maniera fantastica. A quel punto Leone mi guarda e mi fa: andata bene, no? Sì, ma se questa c'è amore, ma perché deve morire? Io facevo così, ma porca miseria, glielo diciamo, mettete a dieta. Sì, vabbè, c'ho cuore. Mi ricordo che se andò via con la Mercedes, diede praticamente l'ok, ma era veramente contrariato. Allora, il primo giorno di set, io, la prima cosa che dissi a sorella, che mi sembrava tutto tanto che emozionata, mi fregava niente, andava come un treno, disse: sorella, le devo chiedere una cortesia. Il cestino lo prenda in bianco, non mangi la pasta, se perda qualche chilo, io lo dico io per il film, perché non ti preoccupare, figlio mio, ma tanto il cinema si fatica, poi all'ora di pranzo non vi è mai fame. Dopo una settimana il capo macchinista gli disse: sarà lei, questo è vero, non è un omaggio alla matricena, sarà lei. Ci farebbe una matriciana per i elettricisti e i macchinisti? Ma come no? Datemi una pentola. Gli portarono una pentola da militare, una cosa così, e non so quanti bucatini fece. E chiaramente noi attori stavamo là, dico: fammene senti due. Io andavo là, dico: sarà lei, però non va bene, che discorso ho fatto? Vabbè, dai, che sono 2 bucatini. Andammo avanti 10 giorni con questi bucatini, a un certo punto veramente era diventato che non ne potevamo far meno. Non lavoravamo più il pomeriggio, non riusciamo più a lavorare perché ci avevamo sonno. Io mi ricordo che non riuscivo a dire battute, ero offuscato. Io dissi: levategli qua la pentola per favore, riportate i cestini, perché qua. Il risultato fu che io in quel film presi 4 chili, una cosa drammatica. Leone lo venne a sapere, si arrabbiò tantissimo. Ah, ma proprio a accompagnare Verano questo. Il film si ferma, vuoi capire? Il film andò bene, non si fermò, sorella sopravvisse, siamo sopravvissuti anche noi. E quindi, e poi e c'è stato il grande successo. Però devo dire che era Fabrizi, che aveva un ristorante all'isola di Berina, era una grandissima cuoca, era veramente brava. Un giorno avevo vinto un Davide per io e mia sorella, e c'era un Davide speciale per Aldo Fabrizi, il fratello. E c'è da dire che sorella, però, all'inizio degli anni Ottanta, era diventata l'idolo della gente, perché tra Bianco, Rosso e Verdone, Acqua e Sapone, insomma era diventata quasi una coprotagonista che non aveva mai fatto, e aveva in qualche modo offuscato un po', soprattutto nei giovani, la figura di Aldo Fabrizi. Si parlava più di sorella che di Aldo Fabrizi, mi ricordo. Allora andai a prendere sto Davide e feci le scale del Quirinale, quando a un certo punto mi sento dietro la schiena 2 colpi tremendi. Mi volto, era Aldo Fabrizi, col fiatone. Tu mi devi ancora dire che cazzo ci trovi in mia sorella.
Dico, io subito, maestro, perché non l'ho mai visto Fabrizio. Dico, congratulazioni perché lei, no, che ci trovi? Sull'ella, che ci trovi? Che sa fa? Ma quella è buona solo a cucinare, perché l'ha messa a fare per cinema? Cioè, era un atto, una cosa di invidia tragica, tremenda. Io senti buono, dico, ma perché brava? È brava, sì, è brava un par di palle. Insomma, alla fine andò, io presi il mio Davide, lui prese il suo, eccetera. Io l'andai a riferire a Solarella, però Solarella da matrona buona disse, ma lascio verde perché arde un brontolone. Dico, ma è invidioso, perché uno che fa una cosa, ma no, brontolone. Sì, gli c'è rotto un pochetto, però è un brontolone, è buono. È brontolone. Quindi praticamente io scoprì che Aldo era un po' geloso della sorella con questo successo.